Neil Gaiman, La regina nel bosco. Un'oscura epidemia si è abbattuta su un regno senza nome. Tutti gli abitanti cadono improvvisamente in un sonno profondo da cui sono incapaci di risvegliarsi. A chi si deve questo misterioso maleficio? E come impedire che si trasmetta anche ai regni limitrofi? Fortunatamente, come in tutte le fiabe che si rispettino, c'è una regina. Ma se immaginate cavalieri in sella coraggiosi destrieri, dovrete ridimensionare le vostre aspettative. Sarà proprio la giovane regina l'eroina della nostra storia. Narra la fiaba che tutto ebbe inizio nel castello oltre la foresta di Acher. Qui, molto tempo fa, una strega del bosco lanciò una maledizione sulla principessa appena nata. Quando avesse compiuto 18 anni, si sarebbe punta un dito e avrebbe dormito per sempre. Da allora, tutte le persone che si trovavano nel castello sono addormentate, protette da una fitta foresta di rose, impossibile da attraversare. Nell'ultimo anno, il maleficio è iniziato a diffondersi ai territori vicini. In tutto il regno, le persone cadono addormentate qualsiasi cosa stiano facendo. Sono tre nani i primi a scoprire quello che sta accadendo e a riferirlo immediatamente alla regina, che nonostante sia destinata a sposarsi a breve, non esita a partire alla ricerca della causa di questo oscuro maleficio. Diversi sono gli ostacoli che affronterà durante il suo viaggio. Arduo il compito di non cadere mai addormentata, di sopravvivere a un esercito di dormienti ben addestrati, di evitare rovi velenosi e di sfuggire a un universo sempre più cupo e angosciante. Solo grazie alla sua determinazione e all'aiuto dei fedeli nani, la regina riuscirà a svelare il mistero che si cela dietro a questa inquietante epidemia e a dimostrare che spesso non tutto è come sembra. Chi ha le sembianze di una strega non sempre lo è. Una regina promessa in sposa non è obbligata per seguire una strada che non le appartiene. Non tutti gli eroi sono cavalieri a cavallo.